Ciao, sono Olivier Giroud e questa è mia puntata di Under My Skin. Partire seguendo una moda particolarmente in voga nei primi anni 2000 e proseguire con segni indelebili sul proprio corpo lasciati da una grande fede in Dio. La storia relativa ai tatuaggi di Olivier Giroud è legata molto alla vita extracampo dell'attaccante francese. Tutti hanno un significato in particolare, tranne il primo, un po' più figlio di una fissazione adolescenziale. Quando era un giocatore di Istres, nel sud della Francia, 20 anni, e volevo fare come tutti i giocatori e anche perché nel sud della Francia era un po' qualcosa di comune, allora sì, solo volevo fare come loro e il primo era sul polpaccio, un tribal. Pensavo che è bene per i giocatori perché abbiamo la calze until qua e che fa bene, ma è semplice. Ero giovane e volevo fare il tattoo. Carattere gotico, riferimento biblico. Il secondo tatuaggio voluto da Olivier è un must per chi come lui nella quotidianità ringrazia Dio per la forza e per l'amore donati, anche dopo ogni gol. Una scelta che ha riscontrato anche l'apprezzamento di una persona molto molto importante nella vita di Oli. Mia madre, la madre mia, ho chiesto lei se lei piace. E quando ho detto che voglio mettere qualcosa della Bibbia, perché lei è una cristiana anche, come io, e lei ha detto che è una buona cosa. Volevo qualcosa di significante sulla Bibbia, Psalm 23, 23 della Bibbia. E sì, la significazione è molto importante per me perché sono un cristiano da quando ero piccolo. Quando sono andato alla the church, ero piccolo, ho studiato la Bibbia e con attività per i bambini e mi sono interessato alla vita del Christ e sono un figlio di Dio e credo forte nel Christ. E in latin, Dominus regit me e nil è la negazione, niente mi io derit e manca. Religione e valori base del proprio stile di vita, tra schiena e braccio sinistro, racchiusi anche da un Maori polinesiano che rappresenta forza, amore, generosità, amicizia e famiglia. Olivier Giroud trasforma tutto questo in inchiostro prendendo due riferimenti in particolare, anche per l'ultimo tatuaggio fatto. Questo è l'ultimo che ho fatto 5 anni fa. Io ho visto prima David Beckham. Magari per questo è un Maori polinesian. Ho visto su rugby giocatori. Mi piaceva e anche perché ogni simboli hanno una significazione. Il più male è magari qua sull'osso. Quando tu fai un tatuaggio, tu vuoi fare direttamente subito un altro. E così è additivo e io ho fatto 4 magari in un anno o 2 anni e, ma la cosa bene è che ho pensato che era meglio per me di fermare qua perché magari faccio tutto il corpo, allora è meglio di fermare prima di fare troppo.
Calcia nel sangue, ma non sotto forma di inchiostro sottopelle. Al momento Olivier non sembra intenzionato a voler dedicare un tatuaggio ai tanti successi ottenuti sul campo. A livello familiare invece c'è un lavoro ancora da completare, perché accanto ai nomi dei suoi due primi figli, Jade e Van, tatuati sul petto, Olivier vorrà aggiungere anche gli altri nomi dei suoi due bimbi, completando così il quartetto di doni più belli che la vita potesse regalare. I nomi delle due mie piccoli figli, Aaron e Aria. Voglio magari qua, non lo so, ma vicino delle due altri, o qua sugli addominali, ma è sempre importante di pensare al futuro, e quando magari fermo il football vado a prendere un po' di peso. Allora no, non sono così fisiologicamente, ma sto pensando a ancora la zona, ma certo le nomi dei miei figli. È vero che non ho fatto niente da questi trofei che ho vinto. Magari i dati, posso mettere i dati, ma non sono quello che vai a fare una Coppa del Mondo o una Champions League sul braccio. O a casa, nella mia living room, io ho i trofei abbastanza.